Ebbene, allora adesso voltiamo pagina e ci colleghiamo con Federica Federici. Buongiorno Federica. Ecco, Buongiorno a voi. vorrei senza introduzione che tu ci raccontassi la tua storia, la storia della tua famiglia, anche per comprendere appieno quello che stai vivendo e quello che potrebbe vivere tua figlia. Purtroppo si parla in questo caso di Italia e Libia, ma per quello che potrebbe essere un dramma familiare, sperando che si concluda nel migliore dei modi, è giusto parlarne. Allora, Federica, raccontaci la tua storia, perché soprattutto riguarda la Libia, no? È una storia legata a doppio filo con questo paese vicinissimo all'Italia. E allora, il 9 marzo del 2022 mio marito, libico, parte con nostra figlia in visita ai suoi genitori a Tripoli e non torna più. Prima di continuare la storia, faccio una piccola introduzione su come ci siamo conosciuti. Nel 2015 andai a Malta, per imparare l'inglese e lo conobbi lì. Lavoravo in caffetteria e lui era un cliente. Quindi mi ha invitata ad uscire, ci siamo frequentati, siamo andati a vivere insieme con la sorella. Lui, un bravo ragazzo di buona famiglia, accompagnava lì a Malta la sorella diplomatica che lavorava all'ambasciata libica di Malta. E rimango incinta e decidiamo insieme di comune accordo di venire a vivere in Italia. Nel 2018 na nasce nostra figlia Ager, ci sposiamo e tutto procede qui a Roma. Lui era insoddisfatto, non riusciva a trovare lavoro e quando ci provò prese in affitto un'autorimessa, però poco, dopo pochi mesi si riempì di debiti e chiuse tutto. Prima della partenza del famoso 9 marzo, i nostri rapporti erano normali, ovviamente avevamo alti e bassi. Però nulla mi lasciò pensare mai che lui non sarebbe più tornato. Nel 2019 io mi convertì all'Islam e nell'ultimo periodo prima della partenza mi confidai con lui dicendo che avevo dei dubbi sulla mia preghiera e non mi sentivo molto serena nel farla. E lui mi disse solamente: va bene, non ti preoccupare, può succedere, e smetti di pregare e vediamo come va. Partito per la Libia, tutto come dicevo era normale, quindi ci sentivamo spesso, tutti i giorni, vedevo mia figlia, videochiamate, foto, video, i contatti con le sorelle erano frequenti, tutto normale come sempre. Conosco tutta la sua famiglia, ovviamente sono stata anch'io a Tripoli. Quindi insomma, il nostro rapporto era veramente un rapporto normale con tutti quanti. Fino a che un giorno mi chiede come va con la mia preghiera e mi chiede come mi sentissi. E io continuai a confidargli che ancora non avevo ripreso a pregare, che non me la sentivo. Lui ha iniziato a farmi sentire inadeguata, inadatta, sbagliata, una cattiva musulmana e mi disse: scrivimi su un foglio che non sei più musulmana. Io, presa dai sensi di colpa, firmai questo foglio e glielo mandai. Senza pensare al perché, con estrema fiducia feci quello che mi chiese. Da quel giorno in poi iniziò a cambiare. Lui diventò aggressivo, non mi chiamava più spesso come faceva prima. Dovevo supplicarlo per farmi fare una videochiamata per vedere nostra figlia. Anche con le sorelle iniziai a scrivere loro: per favore fatemi vedere Ager. Così piano piano, quando arrivò la data del rientro, io gli scrissi se il volo Tripoli-Istanbul fosse andato ok. E lui mi rispose: no, non siamo partiti, ci hanno fermato in aeroporto, ci hanno ritirato i passaporti. Ovviamente non vi lascio immaginare come potessi io sentirmi, ero in ufficio, stavo lavorando, per poco non mi sento male. Pochi giorni dopo chiamo l'ambasciata, la Farnesina, e chiedo se veramente questi passaporti sono stati ritirati in aeroporto e loro mi dicono che non è vero. Da lì iniziano a susseguirsi una serie di bugie da parte sua per ritardare con il rientro.
Io non volevo crederci, totale sincerità, io ci ho messo un po' per capire ciò che stava accadendo, perché mai mi sarei aspettata, io mi fidavo ciecamente. Non potevo veramente crederci, tant'è vero che la mia denuncia di sottrazione di minore risale al 9 giugno. Da quel momento in poi le comunicazioni sono sempre state più rade, mi chiamava solamente, mi videochiamata solamente in macchina, vedevo mia figlia per pochi secondi, fino a che il 9 ottobre è l'ultima volta che l'ho vista in videochiamata. Io ad oggi non so dov'è, non so come sta, non so chi se ne prende cura, non so se mio marito sta con i suoi familiari, non so se è con amici, non so, c'è chi dice che è a Tripoli, c'è chi dice che è a Bengasi. Non so nulla, non mi risponde più, non ho notizie di mia figlia, non oso immaginare come lei possa sentirsi, una bambina di 5 anni, le ha compiuti ieri 5 anni, come possa sentirsi senza la madre? Come si fa a privare una bambina di una madre? Assolutamente, purtroppo immagino che sia veramente complicato. Qual è la tua più grande paura in questo momento? Perché ovviamente saranno tantissimi dubbi, ma immagino che ci sia una paura che è prevalente. Io ho paura che lui faccia in modo che mia figlia si dimentichi di me. È una bambina piccola, io ho paura che lui faccia in modo che lei si dimentichi di me. E ho paura di non rivederla più. Io mi appello a chi di dovere, alle autorità, di aiutarmi a riportare a casa mia figlia. Al ministro degli esteri libico, Mangush, di cui mia cognata è stata anche segretaria. Io spero che lei è una donna come me, di aiutarmi in questo. Chiedo aiuto anche al nostro Presidente del Consiglio, anche lei, mamma e donna. Aiutatemi a riportare a casa mia figlia. Io mi affido a loro, io chiedo aiuto a loro perché solo loro possono intervenire e fare qualcosa. Purtroppo stiamo provando con gli avvocati, con i tribunali. In Italia è stata affidata a me la minore, è stato richiesto un rimpatrio immediato. Ma ovviamente la Libia non segue ciò che un tribunale qui in Italia fa. Il 21 febbraio ci sarà lì un'udienza perché in Libia lui ha fatto la richiesta di annullamento del contratto di matrimonio e affidamento della minore a lui. Io il 21 farò tutti i modi per andare. Purtroppo non ho il visto. Stiamo cercando di ottenerlo. Io mi chiedo, possibile che c'è una causa, un tribunale, dove è richiesta la mia presenza e io ho così grandi difficoltà ad ottenere un visto? Io non me lo spiego come questo sia possibile. Assolutamente, per questo è importante parlarne il più possibile, no? Per far arrivare questa storia appunto a chi di dovere. Nel particolare, hai qualche richiesta da fare anche al ministro degli esteri Tajani? Certo, io so che ci sono dei deputati della Camera, della Commissione degli Esteri come Gian Giacomo Calovini ed Emanuele Pozzollo che sono in contatto con il mio avvocato e si sono presi la responsabilità di portare la voce al Ministro degli Esteri, quindi io so che il mio caso in qualche modo è arrivato alle loro orecchie. Io spero solo che si prendano a cuore la situazione e che mi aiutino perché non è giusto che una bambina venga sottratta alla sua madre. Non è giusto che una cittadina italiana venga sottratta al suo paese, alla sua famiglia, da un padre che non si merita di essere chiamato tale per quello che ha fatto. Assolutamente. Per quanto riguarda invece eventuali contatti, no, che tu potresti avere con la Libia, hai qualche altra fonte magari vicina appunto a tuo marito che in qualche maniera può darti delle informazioni nel futuro più prossimo oppure nessuno vuole rispondere? Le sorelle non mi rispondono più. Io ho chiesto aiuto più volte, ho chiesto di intercedere per me e di convincere mio marito a farmi vedere mia figlia, a tornare in Italia, ma no, non mi rispondono più. Io lì comunque conoscevo solamente loro. L'ambasciata italiana Assolutamente. in Libia si sta, insomma, rendendo disponibile, però non ho altri contatti purtroppo.
Assolutamente. Allora, per chi fosse all'ascolto, insomma, l'appello è questo: è di parlare di questa storia il più possibile, di farla arrivare alle istituzioni, all'autorità per riportare Asia in Italia da Federica, per far vivere a Federica e ad Asia una vita degna di essere chiamata tale, una vita, insomma, come dovrebbe essere, no? Con madre e figlia unite. Ti ringrazio Federica per averci raccontato la tua storia. So Grazie che purtroppo non è semplice anche raccontarla, però ammiriamo la tua forza, ammiriamo il tuo carattere, appunto, anche nel volerlo raccontare. Ti ringraziamo per questo e ovviamente saremo qui per qualsiasi novità, saremo qui per qualsiasi forma di aiuto che possiamo darti qui a Radio Roma Television. Grazie per essere stata con noi. mille. Grazie per il supporto, grazie. Questo per oggi era il nostro ultimo difficoltoso, doloroso tassello di conoscenza. Noi rinnoviamo il nostro appuntamento come sempre a domani. Un saluto da Andrea Candelaresi. Prima pagina. La giusta dose di notizie con Andrea Candelaresi.